Perché semplificano le procedure di utilizzo dei beni che sono non più strategici per lo Stato e quindi rischiano di andare in stato di abbandono se non vengono valorizzati. Questi articoli, l'articolo 24 per i comuni, per i beni di proprietà dei comuni, e l'articolo 26 per i beni di proprietà dello Stato, semplificano l'operazione per cui chiunque può chiedere di utilizzare questi beni non utilizzati con procedure molto semplici. Basta una delibera per i comuni, basta una lettera all'Agenzia del Demanio per i beni dello Stato e in tempi certi, rapidi, 90 giorni per i beni dello Stato più un mese per la ratifica in Consiglio Comunale consente di utilizzare questo bene. Quindi la semplificazione è uno strumento potentissimo per il contrasto al degrado e il contrasto allo spreco. Un ulteriore strumento è offerto anche da Open Demanio che è molto interessante anche perché censisce oltre 45.000 beni da quello che ci ho detto. Qual è la portata e il valore di questo progetto? Passa attraverso la conoscenza, il contrasto allo spreco e quindi abbiamo pensato come Agenzia del Demanio di mettere online in una piattaforma aperta tutti i beni che noi gestiamo. Ci siamo passati da due valori che erano noti, gli unici due valori nel luglio del 2015, il numero di beni complessivo e il valore complessivo economico, alla georeferenziazione e l'immagine di tutti i beni gestiti dall'Agenzia del Demanio, 45.000 beni e per un valore di 59 miliardi. Quindi chiunque può vedere singolo bene se è in uso governativo, se invece è libero e quindi utilizzabile per un progetto di valorizzazione. Quindi in sostanza con questo meccanismo abbiamo reso visibile ai legittimi proprietari di questi beni, che sono tutti cittadini, i beni gestiti dall'Agenzia del Demanio. Quindi chiunque può contribuire a valorizzarli. L'ultima domanda riguarda le note Doletti. Quali sono le difficoltà maggiori che ha incontrato in questa battaglia per rendere pubblici, rendere pubblici e utilizzabili questi beni in questi anni, se ci sono? Innanzitutto è dare la conoscenza approfondita di questi beni, perché sono beni in continua evoluzione e quindi è un dato dinamico che va